Buongiorno, sono Michelangelo Lupone, docente del corso di musica elettronica all'interno dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In questo momento sto nello studio Paolo Ketoff, che è lo studio realizzato proprio per la ricerca e la creatività all'interno della musica elettronica. Il corso di musica elettronica ha tre linee fondamentali: quella specialistica, dove si approfondiscono materie che riguardano l'informatica, l'acustica, la composizione attraverso l'utilizzo dei mezzi elettronici, sia digitali che analogici. Un corso triennale che si svolge parallelamente al corso di perfezionamento in composizione, e che ha una procedura didattica più diluita e progressiva per permettere agli studenti una migliore acquisizione proprio delle tecniche, ma anche di strumenti del pensiero compositivo elettronico. Infine, un ultimo indirizzo è quello dedicato agli interpreti ed è un corso annuale che sviluppa e approfondisce le problematiche relative all'utilizzo dello strumento tradizionale e dell'elettronica, quindi con particolare riferimento al repertorio presentato dall'interprete. Ma allora perché iscriversi al corso di musica elettronica? Certamente per due ragioni. Una ragione è la conoscenza e la possibilità di esplorare il dominio del suono, poterlo approfondire nelle sue caratteristiche fisiche e nelle sue trasformazioni nel tempo. Dall'altra, una conoscenza e una creatività da rivolgere all'interno di quel dominio virtuale che appunto la musica elettronica realizza attraverso l'utilizzo delle tecnologie.